Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano, sempre qui con voi dagli studi di Milano All News. Beh, sono proprio contento questa mattina di essere qui con voi perché quest'oggi affrontiamo una serie di tematiche che però hanno a che fare sicuramente con la vita di tutti i giorni di molti, molti di noi. Beh, spesso, diciamolo, si ha paura a volte nel muoversi nel grande mondo, ad esempio, non so, dei contratti di locazione, oppure quando si sa che un nostro diritto è stato magari usurpato, ma non sappiamo come fare ad avere ragione, ad avere riconosciuti i nostri diritti. Beh, c'è una figura professionale che tutti conosciamo che ci può aiutare in questo, che è l'avvocato, ad esempio. Spesso e volentieri, però, insomma, si ha un po' timore, si ha un po' paura, dire oddio, chissà quanto mi costerà, sarà la mia fine. Spesso e volentieri viene usato anche come una minaccia, no? Mi manderò nelle mani degli avvocati, sembra chissà che minaccia. Invece no, non è così. E oggi ne parliamo proprio qui in studio con noi, con un avvocato che ci spiegherà. Così, cercando di toccare alcune appunto delle tematiche che tutti i giorni ci possono interessare, perché invece è importante, anzi, a volte andare a parlare con un avvocato un po' prima, una volta in più, può veramente salvarci e risolverci molti, molti problemi. Tutto questo, come dicevi, conviene il nostro ospite di oggi, l'avvocato Laura Galli, presidente dell'Associazione Avvocati Matrimoniali Italiani della sezione di Milano. Buongiorno Buongiorno. avvocato, benvenuta e grazie mille di essere qui con noi. Grazie a voi. Ecco, dicevo appunto, ogni tanto si ha un po' il timore di andare dall'avvocato, dicevo, quasi come fosse devo andare dal dentista, un po' un timore, dici, ma perché? E sfatiamo questo mito, soprattutto. Allora, perché in genere le persone conoscono gli avvocati come le persone che mettono una parcella che poi non si sa bene come gestire o come presentare. Per cui magari molti hanno un avvocato già di fiducia, altri invece non hanno un avvocato di fiducia e quindi si rivolgono ai siti, per esempio, che offrono questi servizi professionali di avvocati, esperti in varie materie, però le persone devono iniziare a fidarsi. Infatti il rapporto tra cliente e avvocato è un rapporto intuitus fiduciae, cioè è un rapporto di fiducia ed è su quello che si deve basare. Quando cade la fiducia poi cade un po' tutto. Naturalmente l'avvocato deve seguire anche una sorta di deontologia professionale, noi abbiamo un codice deontologico da rispettare e questo comporta anche il rispetto ovviamente delle tariffe professionali, quindi non al di sotto eccessivo dei minimi che ora non esistono più, ma neanche sopra il massimo, insomma. Quindi una via di mezzo a seconda anche della persona che si presenta. Certo, se una persona che ha un reddito abbastanza elevato e il valore della causa è abbastanza alto, allora gli si viene incontro, però gli si già prospetta quello che può essere un'eventuale nota pro forma, quindi una parcella. Se invece una persona che ha delle problematiche economiche, anche lì insomma si cerca di venire incontro, quindi di fare una parcella, non dico al di sotto molto dei minimi, ma compresa insomma nei termini di ragionevolezza. Non dimentichiamo che per le persone che hanno un reddito inferiore circa i 12.000 euro all'anno, naturalmente esiste anche il gratuito patrocinio, quindi ci sono avvocati che possono assistere i cittadini anche in questo caso. Ecco, come dicevo prima, l'avvocato, è veramente una di quelle, figure che forse a sentire una volta in più può veramente risolverci, la vita, Assolutamente, a volte, no? assolutamente. Ci sono delle problematiche che molte volte il cittadino vuole affrontare da sé, un po' appunto per la paura della parcella dell'avvocato, un po' come la paura del dentista nel Infatti. togliersi il dente. E un po' perché vuole dimostrare, oggi su internet si può trovare di tutto, per cui vuole dimostrare di essere capace di affrontare la situazione da solo. Un esempio pratico può essere quello dei contratti di locazione, per esempio. Si va da Buffetti, la classica appunto cartoleria, si prende un modello standard del contratto di locazione o comodato e poi alla fine ci sono i pasticci, quando sorgono le controversie, quindi quando c'è la disdetta del contratto, quando la persona non se ne vuole andare e quando magari sorgono delle problematiche anche inerenti le condizioni del contratto, quelle clausole che ma sì, l'ho sottoscritta, però forse non l'ho capita, però diceva così, ma in realtà non è così. Si va davanti al giudice, certo, però è una tempistica molto lunga.
sia per quanto riguarda dalla Sì. È parte del proprietario, sia dalla parte ovviamente dell'inquilino. dispendiosa, credo, anche È molto oltretutto, dispendiosa, no? Invece certo. bastava forse in partenza invece spendere qualcosina, un pochino di più per chiedere una consulenza all'avvocato Esatto, ma anche sul e... contratto, vieni dall'avvocato, l'avvocato ti segue nel Sì? contratto e sicuramente se è un avvocato ovviamente esperto della materia o che comunque è diligente, sicuramente il contratto può poi sorgere la controversia, però non darà adito a determinate, ad un determinato contenzioso che Sì? poi va a finire veramente in tribunale. Ecco, potrebbe essere risolto anche diversamente. Ecco, nell'ambito appunto della casa, lei proprio anche in questo lavoro, nel suo studio, Sì, nell'ambito delle locazioni, affitti, così, sì. quali sono le problematiche che più spesso vengono a crearsi? Allora, a parte Che le poi cla immagino che la gente sì. arriva, avvocato, la prego, mi salvi lei, no? E poi credo che poi a quel punto si diventa Esatto. invece salvatori Sì, quasi. è vero, è vero. Ma a parte le clausole contrattuali, che Sì? sicuramente molti sottoscrivono ma non capiscono di cosa si tratta, ma non perché, non per ignoranza, ma ignoranza giuridica, ecco, chiamiamola così, certamente è lo sfratto. Ecco, quindi, insomma, l'epilogo, di tutto questo, di tutto il contratto di locazione. Perché? Perché lo sfratto è una procedura molto lunga, soprattutto nelle città grandi come Milano. Perché poi l'ufficiale giudiziario quando arriva fa vari accessi, quindi non è che al primo accesso il conduttore esce. E l'altra problematica è quella delle famiglie, quindi quando ci sono figli minori o bambini la fatica diventa doppia per il proprietario. Ecco. Dalla parte dell'inquilino invece diciamo, qui lo dobbiamo ammettere perché insomma il diritto vuole anche la verità, ci sono proprietari che molte volte fanno dei contratti con un certo canone mensile e poi a parte ci Ah, sono, ecco, ecco. altre richieste. Come si può fare in questo caso a tutelarsi da una cosa del genere? Visto che il La rischio poi è quello di richiesta. perdere la casa, però, giusto? No, Di essere sbattuti fuori dal proprio proprietario perché si è denunciato, credo, allora, il non... E rischio in questo caso, sì, sappiamo che a cioè Milano, se non pago il come canone dice il vengo diritto, ha bisogno della sfratto. verità, e noi siamo anche Esatto. giornalisti della verità, risiede anche qui, a Milano, lo Esatto. sappiamo, questa pratica avviene tantissimo, Sì? non nascondiamoci. Zone soprattutto dove studenti, Anche in provincia. case d'attesa degli studenti, Oppure così succede canoni spessissimo. aumentati Ok. rispetto, diciamo, allo standard, quindi ai parametri Sì? degli affitti, soprattutto verso gli Sì, studenti. cioè Sì, questo è sono insomma situazioni un in po' alcune zone di approfittare, Milano che anzi... speculare Ecco, sulle persone che hanno bisogno. come si può fare per tutelarsi? Allora, tutelarsi con l'avvocato, quindi Ma dai. attraverso il contratto fatto dall'avvocato, che in genere insomma viene contenuto nelle tariffe professionali minime, non è un costo eccessivo. E, per quanto riguarda invece le richieste altre e diverse, quindi superiori rispetto al canone, è importante sottolineare che il conduttore non deve pagare alcuna altra richiesta, cioè deve pagare il canone. Naturalmente, se non lo paga, poi questo comporterà delle conseguenze, però non deve assolutamente sottostare ai ricattini, cioè questo non esiste. Quindi il proprietario viene tutelato perché naturalmente deve esserci anche una procedura. Per quanto riguarda lo sfratto esecutivo, speriamo che diventi molto più veloce, ma anche il conduttore deve essere tutelato in questo modo, cioè non deve soggiacere poi alle richieste eccessive o comunque esuberanti del proprietario. Questo è assolutamente importante. Eccola, stiamo parlando di casa. Credo Sì. che la casa sia una di quelle situazioni in cui rimane poi sempre nel contenzioso, anche ad esempio nel caso di separazioni, divorzi. Sì. Lei, appunto, è il presidente della sezione di Milano Sì, degli avvocati matrimonialisti e ne vedrete di ogni colore, immagino. assolutamente Anzi, sì. adesso ne parlavo poi fuori onda, adesso sono aggiunte anche le unioni civili, quindi. Esatto. Per quanto riguarda proprio questo aspetto delle unioni civili e le convivenze di fatto, le convivenze di fatto erano già, è già un istituto insomma che già esisteva, non era regolato come in questo modo dalla legge 76 del 2016, quindi prevede una registrazione all'anagrafe completamente diversa rispetto a prima, però già prima erano abbastanza tutelate. Delle unioni civili, ecco, c'è ancora questo grande pregiudizio. Purtroppo
purtroppo, nei confronti delle coppie omosessuali, quindi molti sono un po' restii a presentarsi in uno studio legale per chiedere informazioni. Speriamo che comunque lo facciano perché è importante anche per loro, quindi per tutelarli. Però diciamo che al momento si tratta di una semplice consulenza, quindi vengono per chiedere informazioni, noi li assistiamo come sempre, ecco. E per quanto riguarda invece le tematiche della famiglia tradizionale, le tematiche maggiori riguardano le separazioni, quando il contenzioso diventa eccessivo, quindi lungo nei tempi. Diventa burrascoso, quindi l'alta conflittualità tra i coniugi, anche per quanto riguarda l'affidamento dei minori. Si è parlato tantissimo di alienazione genitoriale da parte della madre, in special modo nei confronti dei padri, o anche dei padri a volte nei confronti delle madri, per allontanare il figlio dagli stessi o da uno dall'altro. Quindi diciamo che la giurisprudenza oggi è un po' oscillante perché ci sono alcune sentenze che riconoscono questa forma di alienazione genitoriale, altre che non la riconoscono. Ce ne sono ancora anche alcune del Tribunale di Milano molto significative, però ecco, va cercato di risolvere il problema a monte. Io sono sempre stata molto favorevole a una mediazione familiare che esiste, però obbligatoria, cioè è la mediazione che vada a filtrare questo contenzioso prima di arrivare in tribunale. Secondo me potrebbe essere un passaggio essenziale. È prevista per determinate materie, tipo ad esempio anche la locazione, ma io insomma, la Estenderebbe inserirei anche. anche nel diritto di famiglia, sì, anche nelle separazioni, perché è un percorso che l'avvocato potrebbe fare unitamente a uno psicoterapeuta, quindi altri professionisti, noi in associazione ne abbiamo tantissimi, che possono aiutare la coppia non a non separarsi, perché quando l'amore è finito, si sa, è finito, però a separarsi nel modo più indolore La dolce possibile. separazione, diciamo, Esatto, ecco, sì, chiamiamola così. esatto, sì. Ecco, abbiamo parlato appunto dell'associazione. Cosa fa l'associazione, la AMI, giusto? Non dice Sì. l'associazione con Allora, la l'avvocato nostra giornalista. associazione è innanzitutto estesa a livello nazionale. Il nostro presidente è l'avvocato Gianettore Gassani, che ha sede appunto a Roma e è suddivisa in vari distretti. I distretti coincidono con le corti d'appello, quindi con i distretti di corte d'appello tipo Milano, Brescia, ecco, in Lombardia ne abbiamo quindi presidente di Brescia, presidente di Milano. All'interno di questi distretti ci sono poi le sezioni territoriali che sono e coincidono con i circondari di tribunale. Quindi, per esempio, Milano, la sezione distrettuale di Milano che presiedo ha per esempio le sezioni territoriali di Monza, di Como, di Lecco, di Lodi, adesso stiamo costituendo Pavia, Busto Arsizio e Varese, quindi insomma ne abbiamo diverse e ognuno si occupa del proprio territorio, ecco. La nostra associazione è importante perché? Perché a differenza di altre, nel diritto di famiglia, abbraccia più figure professionali, quindi non solo avvocati, ma come ho detto prima, mediatori familiari, psicologi, psicoterapeuti, anche le forze dell'ordine, quindi tutti coloro che si occupano in qualche modo del diritto di Ecco, famiglia. come si può fare per rivolgersi a voi? Allora, noi abbiamo un sito che è www.ami-avvocati.it e su questa home page potete trovare anche tutto quello che facciamo, quindi i nostri eventi, le sentenze che pubblichiamo, ma anche tutte le sezioni distrettuali. Quindi, non so, per esempio, uno cerca un avvocato matrimonialista su Milano, va alla sezione e al distretto di Milano e cerca quello che ha bisogno. L'ha bisogno su Busto Arsizio e c'è la sezione di Busto Arsizio con il suo referente, quindi insomma abbiamo un po' tutto. E i nostri eventi a Milano, i nostri convegni sono sì per avvocati, ma noi li apriamo anche al pubblico, quindi vi invito comunque a seguirci. In genere li facciamo a Salone Valente che
fa parte del tribunale, quindi proprio dinanzi al tribunale, contiene 400 persone, quindi insomma è una bella capienza e sono sempre gratuiti. Perché io preferisco dare un servizio anche ai colleghi che insomma già paghiamo abbastanza, quindi devo dire Sì, almeno santamente, quello. ecco. Ecco, così facendo, anzi, abbiamo quasi la garanzia che insomma a Milano chi poi segue gli eventi dell'AMI sia anche sempre aggiornato e visto, credo Assolutamente che sia sì, poi una giurisprudenza che insomma cambia sì, e deve evolversi con assolutamente. il cambiare anche della società, immagino, Sì. cioè sia E poi fondamentale. noi siamo un'associazione riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense, quindi insomma abbiamo anche un certo rilievo a livello nazionale perché un'associazione riconosciuta ha poi rapporti con le istituzioni, quindi Parlamento e Governo e anche l'Ordine degli Avvocati locali, insomma abbiamo un certo rilievo, un certo peso anche per far valere anche i diritti, anche non so, la legge su unioni civili, i contratti di convivenza è nata anche grazie all'apporto sicuramente della nostra associazione come delle altre di Sì, categoria. sì, 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 sì. Ho capito. Lei fa parte poi anche di un'altra associazione, giusto? Sappiamo che è Conflavoro, Sì, esatto. che in realtà abbraccia un tipo di giurisprudenza un po' leggermente diversa. Cioè, ci riferiamo non più ai Alla fam comuni mortali, come li chiamo a volte io, ma quelli che insomma vogliono, a quei pazzi che fanno impresa in questo paese, che insomma a volte veramente sembra Sì, un'impresa a fare impresa, appunto. assolutamente. Che cosa fate per invece, appunto, gli imprenditori e per le aziende? Allora, innanzitutto Conflavoro è un'associazione di imprese che appunto si associano a questa associazione nazionale, anche quella base nazionale, con una sezione a Milano, il cui presidente è Giuseppe Camastra. Allora, noi assistiamo essenzialmente, io mi occupo ovviamente della parte legale, quindi sono responsabile legale e ci occupiamo di assistenza alle imprese, non solo nella fase giudiziale che vorremmo veramente evitare, ma soprattutto nella fase stragiudiziale, quindi come consulenza, che può essere una società, può essere un'impresa, sia dal punto di vista tributario, dal punto di vista fiscale, dal punto di vista comunque anche civilistico, non so, della contrattualistica per esempio. Quindi alle imprese, insomma, ad ampio spettro e a 360 gradi. In cosa consiste questa consulenza? Consiste essenzialmente in un primo contatto telefonico attraverso un centralino, quindi un filtro numero verde, per cui l'imprenditore chiama e a seconda della sua esigenza viene filtrato al commercialista, al tributarista, al legale, eccetera. Dopodiché si fissa un contatto telefonico, la consulenza telefonica, la prima è sempre gratuita. E se l'imprenditore ha necessità di essere seguito maggiormente, si fissa un appuntamento in studio. Noi abbiamo offerto un servizio settimanale, insieme anche al mio collega Romolo Montanaro, che è un tributarista, un ottimo tributarista, fa parte appunto di questa compagine. E naturalmente questo incontro settimanale è sempre previo appuntamento, quindi noi invitiamo chi ha bisogno a telefonarci e poi insomma a fissare un appuntamento con noi. Perfetto, avvocato. Allora, siamo quasi in chiusura, però Sì. io vorrei che questo, lo dico pubblicamente, invece abbia questo appuntamento con lei diventasse prima o poi un appuntamento, insomma, che ci rivediamo per Sì. raccontarci e per spiegare alla gente un po' come fare magari a districarsi nelle varie problematiche che tutti i giorni possono avere. Una di quelle che insomma mi viene più in mente, siamo a fine gennaio, sono appena passate le feste. Che cosa è successo? Tantissimi sono andati in vacanza, tantissimi sono trovati con il volo cancellato, il volo in ritardo. Esatto. Il volo però che uno dice, vabbè, però l'ho pagato 20 euro, è un low cost, e quindi allora mi compro, e poi alla fine si trovano che hanno speso più che per andare alle Maldive, sono andati magari solo alla Lamezia Terme, Esatto. poveretti. Ecco, che cosa si può fare in quel caso? So che insomma Anche siamo qui. trovati un po' sul tutti i giorni, però è Sì. quello che poi è il nostro pubblico da casa ci Sì. domanda, no? Che cosa si può Allora, fare? anche noi come studio assistiamo anche ovviamente i cittadini che effettuano per esempio una vacanza, quindi parlo sia di diritto del turismo che diritto dei trasporti, magari si trovano un pacchetto turistico cancellato, annullato senza avviso o comunque un volo cancellato o nettamente in ritardo. È vero che ci sono delle convenzioni, delle normative
normative europee da rispettare, però purtroppo, insomma, poi a livello nazionale va a finire che non sono sempre, insomma, integrate o comunque rispettate, soprattutto perché molte di queste controversie sono poi davanti al giudice di pace e quindi il cittadino preferisce non fare più niente, accontentarsi e non andare fino in fondo. Invece è importante perché che sia un viaggio di lavoro o che sia quindi per affari o un viaggio di vacanza, però è sempre un danno comunque, chiamiamolo esistenziale, tra virgolette, soprattutto per esempio il danno da vacanza rovinata, perché è quel momento dell'anno in cui io cerco di rilassarmi magari con la mia famiglia e mi ritrovo a dover sopportare dei ritardi, delle cancellazioni, l'annullamento del pacchetto turistico, di avere già pagato, di pagare per esempio per un altro pacchetto turistico, quindi un altro viaggio. A me, per esempio, sto seguendo un contenzioso di questo tipo: annullamento del pacchetto turistico senza avviso, senza le motivazioni contemplate ovviamente nella normativa e scelta ovviamente imposta di un altro pacchetto turistico col pagamento di un'indennità maggiore, quindi di un sovrapprezzo che non ci dovrebbe essere assolutamente. Assolutamente, ecco, sia nelle condizioni contrattuali del tour operator sia nella normativa, quindi il codice del turismo. E queste normative, molte volte dal cittadino non vengono conosciute perché non è che sanno che c'è un codice del turismo che li tutela. Magari si rivolgono all'associazione dei consumatori, va bene anche quella, però voglio dire, poi alla fine anche lì sono tempi molto lunghi, quindi l'avvocato magari segue più in modo specifico e dettagliato quello che può essere il tipo di contenzioso, anche perché molte volte succede che interviene l'assicurazione del tour operator o della compagnia aerea, quindi alla fine la transazione può essere fatta prima del contenzioso. Ma viene da dire anche a volte poi è anche difficile capire a chi andare a chiedere, perché uno va sul sito, prenota sul sito, ma poi viene No, buttato su un allora altro sito diciamo e che paga dall'altro sito, poi si ritrova un il biglietto di una risarcimento cosa. danni viene fatto comunque al tour operator, all'intermediario che è l'agenzia di viaggi. E per quanto riguarda la compagnia, insomma, i trasporti, la compagnia aerea, piuttosto che la compagnia di navigazione. Però naturalmente poi intervengono i terzi che sono un'assicurazione, quindi sarà lo stesso tour operator a rivolgersi alla sua assicurazione e dire prova a trovare Ecco, una se per un transazione. ritardo su un volo, su un Sì. traghetto, perdo una coincidenza anche con un lì viene altro, anche con rimborsato. un altro mezzo, cioè, mi viene da Anche dire, non so, lì ho un pullman che mi aspetta per può essere andare. chiesto il rimborso. Infatti, appunto, i contenziosi maggiori, le controversie maggiori sorgono sia per, non so, ho pagato un sovrapprezzo che non dovevo pagare, il danno da vacanza rovinata, ma anche per la questione dei rimborsi, come avviene per esempio con il trasporto ferroviario. Ecco, anche se poi non tutte, non posso ovviamente fare i nomi, c'è stato proprio un ricorso anche diciamo, giudiziale, però. Ci sono anche delle compagnie di trasporti che non osservano molto le normative, o le sentenze, per esempio, della Corte di Con i treni giustizia. le contiamo solo di una mano, quindi non sono tante, fate voi i Conti, conti. giusto. Comunque succede anche questo per condizioni contrattuali, insomma, differenti. In ogni caso, bisogna andare fino in fondo. Se si ritiene di essere stati lesi, che è una lesione seria, cioè quindi della propria vacanza o del proprio viaggio d'affari, che sia una lesione importante, ecco, non per il ritardino o comunque per il treno che ha avuto il guasto, insomma, ecco, bisogna cercare anche lì di essere un po' Sì. elastici. Però di non aver paura nel caso invece Non a aver chiedere paura, quello che assolutamente, cioè, è non vero, è aver una paura. vacanza, ci sono cose più importanti Esatto, forse nella vita, ma in quel esatto, momento esatto. per me era Ma è importante quella anche la vacanza, questione come di dire. principio di far valere i diritti e ovviamente le normative che abbiamo, perché come ripeto, andare dall'avvocato è un po' andare come dal dentista, però sicuramente se lasciamo perdere tutto non facciamo valere neanche quelli che sono i nostri diritti e Dentista famoso principi. diceva Esatto, che prevenire è meglio curare, quindi forse anche assolutamente. giusto. Avvocato, siamo in chiusura e Sì. davvero la ringrazio tantissimo per essere qui con noi. Grazie a voi. Prima di chiudere, come possiamo fare per contattarla, appunto per chiedere magari consulenze nel suo ambito? Come possiamo fare? Allora, io ho un sito che si chiama www.legalitasweb.com
e comunque mi trovate anche su Facebook come Legalitas Avvocati e anche su LinkedIn. Dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani ho già detto appunto il nostro sito, pertanto comunque o sui social o su LinkedIn o sui siti o su internet mi trovate Ok. sicuramente. Nel caso poi possono scrivere a noi, noi gireremo la segnalazione Esatto, all'avvocato senza sì. problemi. Grazie mille davvero e spero davvero di Grazie. rivederla presto ancora con noi perché insomma le tematiche sono tante e sono sicuro che dopo questa puntata cominceranno a scriverci Va per chiederci bene. tante tante consulenze per lei, va Va bene? bene, grazie mille. Grazie Grazie a mille, voi. Arrivederci. grazie mille anche a voi che ci avete seguito da casa, da questa mattina, con i telegiornali in diretta e tutto il giorno. E l'appuntamento per noi è oggi pomeriggio alle 17:30 con i telegiornali di Milano All News. Io personalmente vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Good Morning Milano. A presto, arrivederci.